Io intanto ringrazio, intanto mi faccio vedere. Dunque, ringrazio intanto le relatrici e relatori per aver accettato di partecipare a questo webinar. E questa, diciamo, è una delle iniziative che si inserisce all'interno del percorso che è stato lanciato da molte realtà associative in Italia e che si è coagulato intorno all'idea della società della cura, che porterà diverse iniziative in tutto il territorio nazionale, sia in presenza che virtuali. Tutto questo nella giornata del 21 novembre. A questa mobilitazione chiaramente abbiamo aderito noi come campagna Dico 32, Coordinamento Nazionale per il Diritto alla Salute, perché il nostro coordinamento aveva già steso nei mesi precedenti un manifesto, diciamo, più specifico relativo alla salute e alla sanità, che è stato sottoscritto da oltre 65 fra associazioni e movimenti, oltre a più di 900 persone. Il quadro che stiamo vivendo adesso è quello di una sindemia, come ricordava Richard Horton su The Lancet a fine settembre, cioè di fatto un insieme di pandemie, di crisi, sanitarie, economiche, ambientali, climatiche, che chiaramente sono state acuite dal Covid-19, e che devono essere però affrontate insieme nell'ottica di ridurre le diseguaglianze sociali e riproporre la centralità dei beni comuni se vogliamo anche trovare nuovamente un punto di riferimento importante nella salute reale della popolazione. Ciò che in questi mesi si è reso, ciò che in questi mesi si è reso evidente senza dubbio è la fragilità dei servizi o sistemi a seconda delle valutazioni, servizi sanitari, insomma, che sono stati modificati nel profondo, in particolar modo i servizi sanitari pubblici, dalle politiche liberiste degli ultimi 25 anni, che hanno spinto a ritenere la salute alla stregua di qualsiasi altra merce. Già nel 95, d'altronde, Rudolf Klein parlava già di epidemia mondiale di riforme sanitarie all'epoca, che guarda caso avevano preso tutte quella stessa via e quel comune denominatore. Da qui una sempre maggiore privatizzazione del sistema, che chiaramente del sistema sanitario, che insomma, non a caso si è modificato il nome. Non solo per la maggior presenza di enti privati, ma anche per la trasformazione genetica, io direi quasi una sorta di sperimentazione OGM degli enti pubblici in aziende, però nel senso più becero, insomma, nel senso più rozzo del termine. Si è parlato di universalismo selettivo, che chiaramente non andava in contrasto con quelli che sono i diritti costituzionalmente previsti. Per questo abbiamo pensato appunto di chiedere a delle esperte e degli esperti di approfondire alcuni aspetti, in quanto la difficile situazione odierna anche in Italia non è casuale, ma è la risultante di diverse scelte organizzative e di politica sanitaria che, risalgono ad alcuni decenni or sono, peggiorate dalle divisioni regionali e anche da decisioni recenti, direi. Da qui il titolo, La privatizzazione responsabile del servizio sanitario, e le tre domande che sono state inserite come sottotitolo, per cui quanto è costato nello sviluppo della pandemia pensare alla salute come merce, quanto e come ha pesato il privato sulle politiche sanitarie degli ultimi 20 anni, si può ricostruire un servizio sanitario nazionale unico, pubblico e universale per tutelare la salute in modo uniforme in tutto il paese? Allora, i nostri quattro relatori che ringrazio nuovamente sono Chiara Giorgi, che è docente dell'Università La Sapienza di Roma e ricercatrice in vari ambiti, fra cui l'evoluzione dei sistemi di sicurezza sociale e welfare, è collaboratrice di Sbilanciamoci per le questioni legate a salute e sanità e autrice di vari libri e pubblicazioni. Maria Elisa Sartor, che è docente dell'Università degli Studi di Milano, ha curato e tradotto dall'inglese il libro di Jackie Davis e Raymond Tellis, SOS SSN dall'Inghilterra, è collaboratrice di Salute Internazionale, della rivista Gli Asini, del Centro Studi Sereno Regis, e ha scritto diversi articoli di approfondimento, soprattutto su Salute Internazionale, anche negli ultimi periodi, sulla privatizzazione del servizio sanitario in Lombardia, e sta approntando appunto un nuovo libro, su questo tema.
Poi Marco Geddes, che è epidemiologo, medico, è stato direttore sanitario del presidio ospedaliero di Firenze, centro dell'azienda sanitaria di Firenze, l'Istituto Nazionale del Tumore di Genova. È stato vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, assessore alla sanità e servizi sociali del Comune di Firenze ed è autore di diversi libri, fra cui io ho trovato assolutamente importantissimo La salute sostenibile, che è di pochissimo tempo fa. E poi Angelo Barbato, che è medico e psichiatra epidemiologo, è ricercatore presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Istituto Mario Negri di Milano ed è il presidente del Forum per il diritto alla salute. Allora, io lascerei, direi innanzitutto che questo webinar è stato sostenuto anche da Epidemiologia e Prevenzione. Oggi doveva esserci anche appunto il direttore, ma ci sono stati dei problemi. E lascerei allora a questo punto subito la parola a Chiara Giorgi. Io